Chi è questo? Ma questo è l'invitato? Ve lo dico io, è il nonno della sposa. Super contemporaneo. Con le scarpe da tennis e jeans. Certo, glielo potevano pure dire che era un matrimonio. A parte che non c'è nessun look di queste ragazze che mi piace. Niente nel mio stile. È meglio siamo vestite noi. Mi sa che sono la più cattiva. È evidente. Sì, sono la più cattiva. La sposa, curiosa di vederla. Io avrei preferito il papà dietro con lei. Come sarà? Mamma, la sgommata, grezzissima. Una macchina ha sgommato, a me mi sa un po' da coatto, cioè poco delicato, un po' grezzo. Mi ha fatto emozionare tantissimo più lui che lei quando l'ha vista arrivare. Grazie per aver fatto una figlia così. Stupenda. Non pensavo così tanto. È stato molto emozionante. Fanno figo queste sgommate, eh? Poveretto. Sobrio, elegante. Trash puro. Io mi sto vergognando per lui, guarda. Ma siamo sicuri che è lo sposo? Sì, è lo sposo. Niente, gli piace proprio? Ah, è vestito di bianco? Sì, di bianco. Mamma mia, ragazzi. Non so cosa sia peggio tra la giacca, le scarpe e il pantalone. Lo sposo è agghiacciante, è vestito di bianco. Il colletto con i brillantini, osceno, troppo sbrilluccicoso, troppo. Lo sposo ha ridefinito il concetto di minimalismo. Come gli è venuto in mente? Non riesco a commentarla questa scena, è più forte di me. L'arrivo in gondola è carino, romantico. Sì, ma non siamo a Venezia, no? La gondola. La sobrietà proprio, addio. Non credevo all'esistenza dell'inferno fino a un secondo fa. Mi sta sentendo male. Anche io. Ma perché? C'era bisogno. Ma da dove sono usciti? E soprattutto, ma da dove sei entrati? No, vabbè, raga. Io sono imbarazzata per lui. Sei serena, ce la puoi fare? Ti abbracciamo noi. L'uscita dall'acqua merita una busta con delle offerte. Hanno costruito un matrimonio seguendo un po' un copione. Parte che è tutto il resto, cioè della parte della chiesa. Il momento che loro sono arrivati sulla terrazza, più l'ho visto più uniti, là mi sono emozionata. Il sole è tramontato e sta per iniziare la cena. La sala come vi sembra? È nel complesso carina. I fiori messi a mollo all'acqua non mi piacciono. Beh, chissà dove vanno i fiori di solito. E le tende assolutamente bocciate. Sti tendoni da circo a me non vanno nessun né giù. Ogni volta che Jessica parla, nel mondo un professore universitario sviene. Tutto sto maradan? Basta. Arriviamo dopo due ore. L'inferno proprio vero. In effetti 16 km con una pendenza dell'80% e i tacchi non è il massimo.